Imola nel sesto round del campionato italiano Turismo Endurance, prima divisione, serie tricolore varata da ACXAI in collaborazione col gruppo Peroni Race e riservata alle vetture nella massima espressione tecnica della categoria turismo, si impongono nelle due gare in programma Federico Della Volta su Audi RS4 e Nicola Bianchet su BMW M3. In gara 1 l'alfiere della Lella Lombardi Autosport precede sul traguardo il poleman Roberto Colciago, Seat Leon Turbo, superato nel gioco delle sosse obbligatorie, e Andrea Bacci in rimonta con la sua BMW M3. Proprio il fiorentino è in testa in gara 2 a causa di un guasto tecnico. Lascia la testa a Bianchè, che vince davanti all'equipaggio Necchi Gabbiani e al campione in carica Luca Cappellari. In campionato Colciago, 12 punti, resta il primo in classifica, ma deve ora guardarsi le spalle perché col weekend di Imola è Bianchè il suo primo inseguitore a 23 lunghezze. Il neo driver della Promotosport ha infatti superato nella generale il suo ex compagno targato Duller Motorsport, Luca Cappellari, a quota 96 punti e guadagnato 3 punti totali in più del leader nelle due gare imolesi. Cambia anche la classifica delle vetture diesel, dove Valentina Albanese e la sua Seat Leon TDI prendono il comando su Gianni Giudici e la sua BMW 330.